Episodio di Indigo Park. Nello scorso episodio, come dire, abbiamo avuto un'introduzione, un antipasto all'ambientazione sus dove si svolge questo primo capitolo di Indigo Park incredibile. Quel procione è assurdo, i personaggi sembrano abbastanza simpatici. Questo affare qui che ci segue è lo stesso pappagallo che ci sta seguendo, abbiamo visto nella foto. Quindi ragazzi, ve lo dico, potrebbe finire molto male oggi, eh. Una cosa che adoro sono le interazioni tra i pupazzi. Il procione gli sta simpatico, il pappagallo e il drago marino, ma gli sta antipatico il leone, no? Noi di fatto che siamo venuti a fare qua? Mistero sus, non sappiamo noi che cosa siamo venuti a fare. Non è che siamo venuti a salvare gente random. Io non so ancora come si vedono i collezionabili. Lo scopriremo per quando finiremo la run, spero. Però io una magliettina me la comprerei qua, io ve lo dico. Qualcosa mi dice che il procione era la mascotte preferita di questo posto, eh? Se il procione gli sta antipatico il leone, dovrebbe essere il contrario. Cioè, io vedo che la mascotte del parco è il procione. Il leone non mi sembra così famoso, eh. Ecco, questo mi ricorda Poppy Playtime capitolo 3. Mi ricorda Playcare, no? Che c'è la home e noi possiamo andare nei vari giochi incredibili. Bello. Beh, non penso li possiamo esplorare tutti, ragazzi. Questo penso sia un capitolo a botta, eh. La butto così, eh. Un po' inquietante questa cosa? O soltanto io lo vedo un po' inquietante, questa cosa qua? Ah, una statua che gira e spruzza l'acqua con il procione, ragazzi. Va bene. Allora, che dobbiamo fare? Boh, lui ci ha detto che possiamo andare dove ci pare, quindi andiamo un po' all'esplorazio. Allora, limonata. Vabbè, quasi quasi. Questa è una caffetteria. Ah, scusami, queste sono pizzette andate a male e quindi ci hanno fatto la muffa sopra, perché giustamente sono 3000 giorni che questo posto è chiuso. Ci sta che le pizzette siano andate un po' a male, eh. Carino il dettaglio. Boh, un bicchiere a forma di raccoon. C'è un sacco di collezionabili, ragazzi. Io spero che si possano leggere queste cose. Ora, mi sa che sto andando proprio da tutt'altra parte io, eh. Ma questo è il teatro del leone Chad? Pensa se il procione si arrabbia se stiamo andando in questo luogo sus. Lloyd Live. The perfect performance. La performance perfetta, giustamente. Il Chad leone. Possiamo andare qua? No, non possiamo entrare qua. Ok. Quindi è all'aperto però questo parco qui. Non è al chiuso come Poppy Playtime. Quindi noi tecnicamente potremmo scappare arrampicandoci da qualche parte. Quell'orologio, ragazzi, non promette bene, vero? Mi dicono la regia che è rotto. Eccolo. Carino, ok. È qui che dobbiamo interagire per vedere gli oggetti. Ok, molto carino. Interagendo con questa torretta lucida informazioni sugli oggetti che troviamo, ragazzi. Il futuro? Ragazzi, ma che cavolo mi state dicendo? Ma sono troppo belli. Allora, vediamo il primo. Posso dire che questo gioco ha delle idee che sono fantastiche. Ti dà una descrizione dell'oggetto e in più se tu clicchi l'oggetto, Raccoon ci spiega la lore dell'oggetto. Quindi questo è praticamente una minifigure del Raccoon. L'ho cliccata e ci ha mandato lo spot di quando andava in televisione per comprare a $19.90. La nuova figure di Raccoon, disponibile in tutti i negozi di giocattoli. Questo qui, souvenir cup. Questa descrizione che voi vedete sopra di me è quello che pensiamo noi. Noi evidentemente eravamo fan di questo luogo, quindi quando noi vediamo questo oggetto pensiamo queste cose. Se lo clicchiamo è il procione che ci dice il suo punto di vista. Quindi noi qui abbiamo detto è la nuova figure di Raccoon e che siamo in un ambiente abbastanza mite nel parco. E poi lui ci fa lo spot. Questo affare qui, guardate che dice: quando ero un ragazzino, loro regalavano il refill gratis di questo affare, perché dovrebbe essere tipo un bicchiere, quindi c'è il refill delle bevande. Una volta ne ho bevuto talmente tanto, sono stato male e sono caduto dalle rooftop race, forse dalle macchinine da corsa, non lo so. E probabilmente si è fatto male pure il ragazzino dietro. Sentiamo che ha da dire il nostro Raccoon di questo affare. Ooh, that's a Rambly cup. Nothing beats the taste of fresh rambleberry juice drunk. Ok, ci legge. Ha detto che è molto buona, insomma, niente può imitare il gusto di questa bevanda, va bene. Ok, Molly Plush, quindi peluche di Molly. Ricordo che mia mamma mi ha portato al parco un'estate. Stavo per dire l'uccello era il personaggio preferito della mamma del protagonista. Intendevo ovviamente che Molly, questo personaggio qui, questo pappagallo, era il personaggio preferito della mamma. Quando hanno aperto il meet and greet con Molly nella Jetstream Junction, quindi quando hanno fatto il meet and greet con questa mascotte, eravamo in prima linea, beh, giustamente per avere l'autografo, no? Ok, vediamo che dice di lei. Oh, Molly Plush. She's always been my best friend.
Okay. She builds planes in her landing pad at the park, and then she crashes them. She's so talented. Molly, la sua migliore amica, dice è molto brava a pilotare gli aerei, a quanto pare pure a costruirli, però precipita molto spesso. E questa cosa l'aveva detta pure nell'altro video. E dice è molto talentuosa. Va bene, ci posso credere. Allora, peluche di Finlay, il serpente marino. Ah, che that freak me out. Quindi il nostro protagonista aveva paura di questo affare quando era piccolo, molto bene. Adoro gli acquari con i pesci, ma la sua grandezza mi ha sempre fatto sentire a disagio da ragazzino. Va bene, sentiamo cosa ha da dire di Finlay. You found my buddy Finlay. You know, he's really shy. Like too shy. Ok. Obnoxiously shy. But he's got a good heart. I hope you get to meet him someday. Tremendamente solitario e dice un giorno spero che voi due vi possiate incontrare. Ecco. Sarebbe il massimo dell'incontro perché noi siamo terrorizzati da quell'affare, va bene. Oh, questo voglio ridere, il leone, Lion Plush. Ho la sensazione di quando ero ragazzino che Indigo, quindi, che questo posto, usava Lion molto di più. È sempre stato uno dei miei preferiti. Quando lui era piccolo, quindi il leone aveva più spazio, poi ha avuto meno spazio. Adesso ragazzi, vedete come si arrabbia il procione quando gli clicco il peluche del leone, eh? Guardalo! Non ci ha detto niente! Ha detto solamente, non lo può vedere, fammelo rivedere. Non lo può vedere, ragazzi, non lo può vedere, leone! Allora, Rumbly Plush. Ok, sembra che Rumbly abbia costruito un impero adesso, diventando l'attrazione principale del parco. Vediamo che ha da dire. Congratulations, you found me! Ha detto, congratulazioni, mi hai trovato, non sembra adorabile. E infatti, soprattutto quando diventerai un mostro con 7 teste e vorrai mangiarmi. Cappellino sus. Orecchie da procione. Ti ricordo di vedere quelle vecchie DVD. Ok, che il parco ti spediva a casa o firmavi qualche cosa oppure vincevi qualche promozione. Ogni volta loro sponsorizzavano i loro grandi shop, i loro grandi negozi e facevano merchandise molto divertente. Questo immagino fosse uno di quelli. Mio padre me l'aveva promesso e mi comprò un paio di orecchie da procione, va bene. Rambling ears? Those used to fly off the shelves. That pair is pretty damaged though. Keep your eyes peeled. There's gotta be at least one more mint condition set out there somewhere. Like a yard sale. Ragazzi, scusate per questa introduzione sus, ma ci tenevo tantissimo a fare sta roba. Bellissimo, divertentissimo, così è come i collezionabili dovrebbero essere trattati. Bravo Indigo Park, è proprio time, I see you, mi raccomando, eh. Allora, andiamo qua. Tutto questo, ragazzi, io vi ricordo che c'è quella specie di versione di pappagallo gigante di Molly che ci sta seguendo. Ah, un altro collezionabile, va bene. Ah, ecco, abbiamo trovato un raccoon dorato, va bene. Gold Rumbly Plush. Quindi aspetta, erano talmente affamati di soldi che hanno ricreato un prodotto uguale agli altri ma colorato diversamente. Mi ricorda qualche cosa? Wow, is that a limited edition? Limited edition, eh? Parents were fighting tooth and nail for those things when they came out. Seriously, our employees had to clean up so many stray teeth and nails. Hard to believe there was all that demand for a regular Rumbly Plush we just blasted with gold spray paint. Ha detto tipo, era una roba rarissima quando il parco andava bene e la gente si ammazzava di botte per prenderlo, i genitori si ammazzavano di botte per regalare questo peluche dorato ai ragazzini e giustamente dice, in fondo è solo un peluche colorato d'oro. Va bene. Now look at that! You're at Jetstream Junction! Ok. Oops, looks like Jetstream Junction's being tuned up! Chiuso. Just like check there's a security office in the back of the theater. Maybe a friendly wrangler can help you get in! Ah, che carino, in base a dove andiamo dobbiamo sbloccare tipo dei livelli del braccialetto, carino. Dobbiamo andare per forza dove sta il nostro amico leone sus. Jetstream Junction dovrebbe essere la giostra dove c'era appunto quella specie di pappagallo sus. Io mi guardo attorno, ragazzi, perché ho paura che quell'affare mi sta seguendo, eh. Quella specie di pappagallo sus, io ve lo dico. Questo è il teatro dove il leone si esibiva, giusto? Allora, io ho delle domande. Prima domanda, questo leone non sembra il leone bellissimo che abbiamo incontrato. Mi state facendo capire che anche qui tipo Pop Playtime ci sono le mascotte di alto livello, quindi le bigger body, per capirci, e poi ci sono quelli di basso livello, quindi questa è una copia dei Lloyd del leone. Qui la situazione è sussa, io lo dico. E non c'è neanche... Io stavo per scappare, ragazzi, è scappato lui, non promette bene, ragazzi, io non ci credo che un leone scappa dalla preda, eh. Siamo arrivati al momento jumpscare. Ai ai ai, ragazzi. Allora, questo coso stava dormendo qui. Amico Raccoon, perché non mi dai una mano? Io non voglio entrare qui dietro, c'è un leone cattivo. Ma tu guarda che coincidenza. Allora, ci ha detto che guarda caso non ci può dare una mano nei backstage delle attrazioni. E ci ha detto che il nostro braccialetto non ci può far resuscitare. Quindi se moriamo siamo morti. Ah, stavate aspettando, ragazzi, questo momento, eh. Il momento dello jumpscare.
Ragazzi miei. Allora, ragazzi, mi stanno sudando le mani, non promette bene. Allora, io ora per curiosità però voglio andare qua io. No, è scappata. Allora, questo affare ci sta seguendo. Quindi Molly ci sta seguendo ed è molto arrabbiata. Ed è la stessa Molly che si vedeva nel frame all'inizio dell'episodio. Lei ci sta dietro e il leone davanti, ragazzi. Questo trenino non finirà molto bene, ragazzi, io ve lo dico. Allora, io mi sono già preso un mezzo infarto per quel pennuto laggiù. Che dobbiamo fare, amico leone? Allora, c'ho un pappagallo pilota che mi vuole morto e un leone affamato. Io non so quale delle due sia peggio. Corriamo, dai, corriamo. Ok. Buono, eh? Leone? I'm so proud! Professional! Ragazzi, c'ho il terrore che mi fa uno jumpscare davanti, ragazzi. È palese proprio come cosa, eh? Mannaia, quel... Non ho cliccato niente io, ragazzi, era scriptato, eh. Jumpscherino sus proprio, eh. Andiamo, eh. Sta cosa che le porte si aprono da sole comunque un po' de ansia me la metti, io ve lo dico. Allora, ragazzi, un bel caffè, che dite? Ce lo famo? Un bel caffè. Mo' piglio ormocio, io odo in testa sto a fare. Sus. Ok, abbiamo trovato le chiavi per l'attrazione del... da Jetstream Junction, quindi l'attrazione del pappagallo sus. Ok. Cioè adesso devo tornare indietro con quell'affare che mi segue? Ragazzi, lo sentite quell'affare? Oh! Bono! Oh, bono! Boni tutti! Oh! Stiamo buoni, eh! Dai, sicuro mi fa un altro jumpscare, sto infame, su. Dai, su, è ovvio. Ragazzi, si fugge tantissimo, io non mi guardo neanche dietro. Via, 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 via. Scusami? È stato un jumpscare a metà, ragazzi. Ha avuto un impatto iniziale, però poi è tipo suonato il braccialetto. Ha avuto paura e si è andato. Tecnicamente potevamo essere morti in un istante perché ci ha preso per la manina. Bastava una zanna per sbranarci. Invece no. Hanno paura del braccialetto. Come funzionano queste cose? Quindi questi braccialetti in qualche modo hanno un potere susso su queste mascotte? Oppure è stato un caso? Perché ha sentito una specie di fischio e si è dato. Va bene, io direi di scappare, ragazzi, eh. A questo punto mi chiedo a quel pappagallo se glielo tiro in testa. Scappa da solo? Non credo proprio, però. Apriamo il lucchettone. Ok, abbiamo aperto il lucchettone. E io non ci vorrei andare, invece, pensa. Ha detto, perché non vai a provare la giostra di Molly? Io non ci vorrei andare perché Molly ci segue e non è una Molly molto carina, ragazzi, io ve lo dico. Io vorrei proprio scappare, ma tipo se ci arrampichiamo e scappiamo? Mi ricorda Huggy Wuggy nel primo capitolo? Se si anima questo affare, ragazzi, gli tiro il mouse. Ah, build your own burger! Barbecue bacon burger! Dai, è collezionabile sus, dai, per forza! Eccolo, una pecorella? Ah, ok, c'è pure la pecora come mascotte, va bene. Ogni tanto sta luce... Si spegne, non so se dobbiamo trovare le batterie, però non credo. Oh! This is horrible! Looks like Molly crashed into the ride again! Ok, la giostra è rotta. Ok. Ma scusami? We're sorry. The number you have dialed has been disconnected or is no longer in service. Please check the number and dial again. Say, why don't you check out Molly's landing pad? It's not far from here, and it's a great cooldown after an exhilarating ride. Just take a down from Molly's rooftop races. Ci si è rimasto male che la giostra è rotta, quindi ha chiamato qualcuno tipo e ha detto che okay, la giostra è andata, però puoi andare di sotto che c'è un'altra roba, così almeno puoi rifarti del fatto che qui non hai fatto niente, il senso è questo. Va bene, vedi, questa è tipo la giostra con gli aeroplanini che tu giri attorno, no ragazzi, che, insomma, l'avrete fatta anche voi quando eravate piccoli, io la facevo, era divertente. Io preferivo la ruota panoramica, comunque la ruota panoramica era una delle mie giostre preferite quando ero ragazzino. Quelle rare volte dove vado a Luna Park, ragazzi, la ruota panoramica mi diverte tantissimo a me. Lo so, voi direte, vabbè, ma è la giostra più stupida, avete ragione. Però, sai no, rispetto alle montagne russe sus, a me mi diverte invece di più. La ruota panoramica è incredibile, pazzesco e assurdo. Oh no, l'aereo di Molly è caduto da qualche parte nel Rambleberry Wood, quindi nel bosco dei procioni. Devo aiutarla per vedere se sta bene. Ma posso interagire con questo cabinato? Sto giocando un cabinato. Ragazzi, ma che stiamo dicendo? Dai, ma siete seri? Ragazzi, date speranza a questo gioco. Questo è il capitolo 1. Vi prego. Ha delle idee che neanche Poppy Playtime aveva nel primo, eh. Ma che cosa fichissima è.
È tipo Super Mario, ma con il procione. Sono pure morto, fantastico. Scusate ragazzi, l'ho distratto. Ok, dobbiamo andare a salvare Molly. Insomma, il senso è questo, va bene. Per vedere se sta bene. Ok, dobbiamo raccogliere un po' di frutta. Vabbè, una, due, tre. Ok. No, no, che ci sono gli animali? Ma dai, che figo. Ma che figata è il doppio salto, guardalo. Ma è morto, io non l'ho colpito ragazzi, è morto da solo. Ma è fighissimo ragazzi, guardalo. Ok, ma c'è un premio se raccolgo tutta la frutta. Oh ragazzi, fortissimo. Oh, non so cosa sia successo in quel punto, però va bene. Oh, ma dove si è schiantata quella poveretta? Scusatemi. Beh, tipo Super Mario, vedi, ci sputano i tronchi, fantastico, invece dei tubi. Ma la musichetta, è bellissimo tutto! Eccola, trovata Molly. È morta? No, è viva. Ehi, Rumbly. Stavo volando nel bosco, ma a un certo punto sono... non ho più visto niente e sono caduta. No, la bussola, ragazzi, guardalo! Salem. Che nome cattivo, Salem. Dovevo sapere che c'eri tu dietro tutto questo. Lasciala andare. Che ne dici se ti faccio provare la mia nuova pozione? Molly, stai attenta. Ah, l'ha avvelenata, tipo? Ma che figata. Insomma, ci ha insultato malissimo. Meet my new improved Molly McCo. Adesso la tua amicizia non funzionerà più contro di lei. Ma che figata. Cosa farà lei di te? Guarda come ride e se ne va. E beh? Beh? No, 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 un boss? Dai, sei... Ah! Ma che figata! È un boss! Ragazzi, è stato fighissimo! Allora, io ho delle domande sus però, amici, scusatemi. Allora, questo cabinato sus rappresenta delle situazioni nella vita reale? Quindi magari è questa mascotte puzzola che ha avvelenato o ha fatto qualche cosa sulle altre mascotte e sono diventate cattive? Perché è molto sus questa cosa? Ok. Cioè, mi sta piacendo tanto, quasi come il primo capitolo di Poppy Playtime. Cioè, sono buone idee, ma qui questo c'è ancora... più idee sus, perché la roba del cabinato è fantastica. Le interazioni dei personaggi mi piacciono. Rumbly è incredibile. Poi per carità, ovvio, è molto Poppy Playtime. Il genere mascotte horror è così, ragazzi. Posto X. Tu sei un tizio X e ci sono i mostri X, ragazzi. C'è chi lo fa meglio e chi lo fa peggio. Sono soddisfatto assai. E poi magari farò un altro episodio dove recupereremo gli ultimi trofei. No? Potrebbe essere simpatico. Ragazzi, che cosa? Siamo voi e ci vediamo nel prossimo episodio di Indigo Park Incredibile. Wow!